Una navetta ogni 12 minuti che collegherà la zona ovest con il San Luca. È questa l'ipotesi che gli uffici di Vaibus e quelli del Comune di Lucca stanno studiando per garantire l'accesso con mezzi pubblici al nuovo ospedale. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla mobilità Francesca Pierotti. Il nuovo percorso accorperà le attuali linee 16 e 17, collegando in pratica la zona ovest con quella est. Al momento ci sono due ipotesi di percorso, uno che prevede la partenza da nave, il passaggio dal centro storico e l'uscita da Porta Elisa verso Via di Tiglio e il nuovo ospedale. L'altra con uscita da Porta San Pietro e passaggio dalla circonvallazione fino a Via di Tiglio. La decisione definitiva verrà presa solo nei prossimi giorni. È certo comunque che la nuova linea avrà un'alta frequenza, 12 minuti di attesa tra una navetta e quella successiva, e che dovrebbe percorrere circa 8 km in una ventina di minuti. Il condizionale però è d'obbligo perché l'autobus transiterà dal passaggio a livello di Via di Tiglio. Ma non era possibile fare altrimenti per garantire l'alta frequenza, ha spiegato l'assessore. È una rimodulazione del servizio di trasporto pubblico già attuale, infatti la cosa verrà fatta sostanzialmente a costi invariati, però impostata con una, proprio concettualmente con una rete ad alta frequenza, che quindi collegherà, grazie anche poi a un punto di interscambio, tutti gli altri territori cittadini verso il nuovo presidio ospedaliero. Questa fase di studio è preliminare alla decisione che verrà assunta dalla Giunta Comunale entro un paio di settimane. Il tutto per far sì che il servizio sia operativo al momento dell'apertura del nuovo ospedale San Luca, prevista per maggio.